Ciao ragazzi e bentornati sul canale dei Wolf Brothers. E stasera ragazzi, io e Marco siamo qui per registrare l'analisi tecnico-tattica e vivere gli ultimi minuti finali di Fiorentina-Inter. Noi no, niente. Allora, attualmente l'Inter sta vincendo 1-0 grazie al gol di Borja Valero. Sì, gol. Qui intanto c'è un fallo su chi è? Skriniar. Grande gol di Borja Valero, sterzata molto buona. 1-0 venuto da proprio l'ex di questa partita. Però l'Inter diciamo che ha tenuto bene cioè, a parte un miracolo di Handanovic, non ha sofferto più di tanto. È un Inter che qualcosina è stato molto. Avendo fatto il vantaggio subito, diciamo che è stata molto conservativa. Ha tenuto la palla parecchio, cioè nel senso anche l'Inter non ha creato chissà che cosa, se non nel secondo tempo due paio di occasioni importanti, però alla fine è stata una partita molto tattica questa qui. Adesso c'è l'Inter in avanti, adesso aspettate, qui fanno girare la palla, niente, rimessa niente. Allora, stavi dicendo che l'Inter dopo il gol ha iniziato a fare possesso palla e la Fiorentina ha fatto qualche attacco timidamente, senza Sì, creare pericolo. a parte un'occasione su una grande parata di Handanovic su Lirola, però non ha fatto chissà che cosa. Attenzione al contropiede della Fiorentina, nessuno va a coprirlo. Gol Fiorentina. Si Pazzesco. inventa il pareggio. Ma che gol ha fatto? La capacità di tenere nella velocità il tentativo di ritorno Non da ci sto parte dei difensori credendo. dell'Inter, poi da posizione che sembrava 1-1. difficile, è riuscito a Niente, calciare ha perso incrociata palla, ha sul subito il secondo palo, contropiede. Come collegandosi fai a bene subire al il pallone, riceve un contropiede tiro al meraviglioso, 91esimo che veramente stai vincendo un gol 1-0? eccezionale da parte di Vlahovic. Un lampo di Dusan Vlahovic, Non terzo ci gol in sto, hai visto? campionato, Hai 1-1. visto? Hai visto? Sì, Io lo questo dipende sapevo. da una Io situazione lo so tattica, cosa da t'avevo questo detto. intervento Che da parte cazzo di avevo Vlahovic detto nel io? tempo. Io se le cose Vlahovic me le vado a giocare alla spazio poi schedina, dentro, queste cose Vlahovic alle sue le spalle prendo prepara, tutte, divento spinge avanti, miliardario, divento. non lo affronta, gli lascia anche Cioè poco ragazzi, spazio prima per di iniziare il pensare. video, Marco ha detto che la Fiorentina Credendo che al potesse far gol l'Inter, 90esimo finalmente segnava. Vlahovic la mette E così all'incrocio è del stato, portiere, 93esimo incredibile Fiorentina la prestazione 1 che Inter 1. proprio avevamo avuto anche nel corso dell'azione, che Skriniar abbia quasi sottovalutato Vlahovic, Sì, l'abbia ma portato Skriniar proprio neanche sull'esterno, l'hanno tremendo andato a quello che si è marcare. fatto. Cioè, Ma ma come io credo dico, che ma dovesse calciare così che al testa prossimo livello, c'hanno? 1-1, finale infuocato, Vanessa Leonardi. 1-1, la Fiorentina pareggia al 93esimo, Per alla segnalare seconda occasione che ha l'incredibile avuto. bellissimo abbraccio tra Ah, Vlahovic ma guarda, e Montella è subito sempre il dopo il solito gol, fatto, prima che le partite arrivasse non il si pareggio. chiudono, Dico solo che Montella sarà e presente poi per dopo la l'incontro prendi in contro il culo, è sempre il Torino, solito poi fatto. invece Ma vaffanculo. un genio Skriniar che è andato proprio con la spalla 1-1. sull'avversario per mettergli pressione, ma questo è fallo. Andiamo qua. Fa un gran Poi gol, vediamo il eh. tiro, la palla che si alza leggermente nel momento in Fa un cui gran la gol calcia. Quindi si Vlahovic. fa prendere La questa palla traiettoria imprendibile per veramente Handanovic. Trova una imprendibile per direzione Handanovic, perfetta finalmente prende collo, Vlahovic. la quasi presa di collo interno. Però subire questi contropiedi qua. Che Parla da un po' di abbiamo la questo banda dei talento, Babbo sempre nel Natali. 2000 aveva segnato due gol inutili a Cagliari, rischiava di finire 94esimo, altri malissimo. 2 minuti di Adesso recupero e la partita finirà 1-1 probabilmente Fiorentina-Inter. anche un gol Gol di pesante per il Vlahovic, campionato, mo. perché se finisce così Gol in live. Che l'Inter viene culo. raggiunto dalla Juve in testa alla classifica. Adesso vediamo se succede un Sbeglio Cam, miracolo. allontana Pessella, D'Ambrosio, Ma figurati. Ah, Fiorentina, che due coglioni, modo davvero. aggressivo Porca Eseric, troia. un intervento dell'arbitro che fa arrabbiare tutti, fa arrabbiare tantissimo anche Eh? Montella, va proprio nella zona della panchina Mariani, a mostrare il cartellino giallo all'allenatore Viola, che è saltato in piedi, anzi era già in piedi, Sì, ma non dai, sembrava proprio però, preso, dai, più adesso veloci. bene, alta la tensione, Mamma mia, attenzione oh, pure. tutti questi problemi che si fanno. Giallo per Montella, continua la discussione, c'è Politano sul pallone, c'è la Fiorentina che ovviamente prova a Un tenerlo minuto lì. alla fine. Punizione per l'Inter. Sono col quarto uomo Giacomelli, prova a contenerlo, c'è di 95esimo, Vincenzo Montella. 1-1. La Fiorentina non vinceva da 6 gare, non faceva punti da 6 gare.
Era 6 sconfitte con 6 sconfitte, ma non so quante sconfitte. Vediamo Politano che calcia non benissimo questa Mamma mia, Politano, punizione. L'Inter mamma deve mia, ripartire ragazzi. dietro. Perché Agumé abbiamo lancia messo Politano. Politano? Testa Perché? la prende D'Albert. Ecco, Scoperto di contropiede. decisione. No! Attenzione No, Serigno. no! Momento la squadra Contropiede indietro. Fiorentina. No, Attenzione. no! No! Limite, prova a entrare in area. Calcio d'angolo Fiorentina, ultima azione ce l'ha la Fiore. 20 secondi alla fine. Gestito malissimo questa No, emozione no, con dai Lorenzo, ragazzi, messo no, tutta male da no, prima parte, eh. poi passaggio di Agumè, un ragazzino, è chiaro che non è Calcio facile poi d'angolo. entrare in una partita anche dai Non toni ci agonistici credo. così alti. Pazzesco. Palla bandierina Seric, può essere l'ultima occasione della partita, scadono i 6 di recupero e Mamma mia. Seric la mette Lukaku ad aiutare la difesa, attenzione perché i viola sono molto sbilanciati, Boh, ha ma non fischiato. c'è più tempo, fischia Mariani, finisce 1-1, Vlahovic nel 1-1. recupero, aggancia l'Inter e la Juve aggancia l'Inter al primo posto in classifica, è 1-1 al Franchi, super spot. Stessi punti. Vabbè, finita. Fiorentina 1, Inter 1. Abbiamo perso 2 punti negli ultimi minuti e niente. Rimaniamo a pari punti con la Juve a 39, però per gli scontri diretti la Juve rimane prima. L'Inter si porta a casa un punto che, diciamo, fa bene alla Juve. Allora, Juve adesso rimane prima comunque perché ha lo scontro diretto a favore, quindi in teoria adesso al primo posto c'è la Juventus, però sì, questi qua sono veramente 2 punti persi, perché a parte che la partita bisognava chiuderla, però poi non puoi subire un contropiede così al 92esimo, cioè non è una cosa fattibile Ma questa più che qui. altro, se vedi, durante il contropiede l'Inter doveva stare più in difesa che in Sì, infatti, attacco. mi sono portati tutti in avanti, non capisco per il motivo. Mi hanno perso palla, perché l'hanno persa, e hanno subito il contropiede. Vlahovic poi fa un gran gol, Skriniar un po' forse poteva fare un po' meglio nella copertura, però, cioè, cosa vuoi farci? Non so neanche, però pareggio io lo sapevo, la Fiorentina ogni anno che la becchiamo deve farci gol all'ultimo secondo. L'anno scorso era successo sul rigore che non c'era, ma era il 93esimo. 2 anni fa, quando Icardi la portò in vantaggio, Simeone l'ha pareggiata al 92esimo. Purtroppo la Fiorentina è sempre stata una spina del fianco, e anche oggi è stata la conferma. Adesso e domani ci saranno i sorteggi di Europa League e la prossima l'Inter sarà contro il Genoa e non ci sarà né Brozovic né Lautaro Martinez. Ah sì, poi adesso la Lazio ha giocato domani, se non sbaglio, perché oggi non mi pare che abbia giocato, neanche ieri, poi oh, non mi ricordo, la Lazio ha giocato, La Lazio gioca domani contro il Cagliari. domani contro il Cagliari, e la Lazio ha la grande possibilità di andare a meno 3 da Juve e Inter, e quindi la Lazio si riporta sotto anche lei per la lotta a scudetto nel caso vincesse domani. Quindi so cazzi, so cazzi, anche nel caso vincesse il Cagliari. Stranamente il Cagliari ha 29 punti, no, o 29 o 30, e si porterebbe a 33 in caso di una vittoria. Diciamo che il pareggio sarebbe il risultato che ci farebbe più comodo, però questo pareggio, diciamo che mi rode più il culo se della partita di martedì, devo essere sincero, perché era una partita che l'avevamo portata a casa e ce la siamo giocata con le proprie mani, con le nostre mani, quindi va bene, però andiamo avanti e vediamo. Ok ragazzi, questo video è finito, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, lasciate un commento qua sotto, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con la reazione dei sorteggi di Europa League insieme in compagnia mia, di Marco e di Matteo per Roma Inter e se riusciamo domani sera opinioni a caldo di WWE TLC. Comunque per stasera è tutto, abbiamo perso 2 punti e ci portiamo a casa un punto. Forza Inter, sempre e comunque. Amala!